Allora Claudia, sono Marco Aufiero per la trasmissione Le Notti del Mostro. Volevo chiederti se mi dai il consenso di poter divulgare questa intervista. Sì, ok. Ok. Allora, buon pomeriggio Claudia. Ciao, buonasera. Ci siamo sentiti in questi giorni perché cioè, tu mi hai segnalato un episodio che ricordi dal 1985 e che poi insomma si è sviluppato poi negli anni e che volevi raccontarci. Io ti chiedo, qual è questo episodio? Cosa ti è successo? È successo a questo tuo familiare, diciamo, nel 1985, in quel disco vedi? Allora, guarda, si parla dell'omicidio di Scopeti e i miei genitori, che ora purtroppo non ci sono più nessuno dei due, quando abbiamo saputo, io sono fiorentina, e abbiamo saputo del delitto, la mia mamma e anche il mio babbo mi dissero che erano lì un paio di giorni prima. Io presumo il venerdì pomeriggio, ma potrei sbagliarmi, potrebbe essere stato il giovedì o il sabato, non lo so. Quei giorni, La vabbè, mia mamma, in quei giorni. in quei giorni proprio del delitto, poi l'abbiamo saputo dopo e va bene. E lei andava a cercare funghi, però la mia mamma per una sua patologia non poteva più camminare, quindi il babbo parcheggiò lungo la strada. Non so a che distanza, se proprio alla piazzola, più su, verso San Casciano, non lo so. Però in via degli E Scopelli, diciamo, no? in Lì. via degli Scopeti, lungo la strada, proprio lungo la strada, non nella piazzola interna, lungo la strada degli Scopeti. Il babbo entrò nel bosco a cercare funghi e la mamma stava seduta con una sdraietta perché appunto era impossibilitata a camminare nel bosco. E mi raccontò questo subito, quando si seppe dell'omicidio, che era passato un tipo strano in motorino che procedeva verso San Casciano. Potrei dire azzurro, ma non so se è un condizionamento mio o se davvero questo particolare me lo riferì lei. Che quando vide la macchina parcheggiata e lui rallentò e la guardò proprio. Poi vide una signora anziana, insomma, seduta su un sdraio, ridette gas col motorino e se ne andò. E lei mi Cioè, disse che aveva uno sguardo terribile. quindi tua madre ti disse proprio insomma che quando era in procinto di arrivare vicino a lei, rallentò per guardarla Per guardarla, poi probabilmente. Cioè, la mia mamma era una signora chiaramente anziana, Anziano. niente. Lui la guardò, lei mi disse aveva uno sguardo da diavolo, disse, mi fulminò con lo sguardo, disse uno sguardo diabolico, poi ridette gas e se ne andò. Questo Quindi è un per elemento. lei ha ipotizzato quasi se come questa persona, insomma, volesse provarci e poi magari ha capito, insomma, che la signora era anziana e è ripartito, diciamo. Sì, quasi un controllo della situazione, cioè perché c'era questa persona lì seduta con la macchina parcheggiata o era interessato a se era una coppia, non lo so, questo non lo so. Lei rimase, cioè chiaramente poi quando si seppe dell'omicidio lei era sconvolta perché mi disse, cioè, ma poteva essere lui questo? Perché dice, ha avuto questo atteggiamento strano, appunto, di rallentare e di guardare. Cioè, cosa è se uno viaggia a motorino, fa la sua strada, insomma, dico, non è che, cioè, lei era visibile, non è che era successo qualcosa, perché c'era una macchina ferma, potesse stare un incidente o cosa. E lei era rimasta sconvolta da questa cosa. Questo nell'immediato, diciamo, dell'omicidio. Poi c'è il seguito, quando al momento dell'arresto di Pacciani, che furono diffuse
le immagini sia in televisione sia qui da noi, chiaramente i giornali erano pieni di immagini di quest'uomo. E lei mi disse, mi telefonò apposta e mi disse: è lui, io quello sguardo non l'ho dimenticato. Era lui che quel giorno era lui colui che tua madre vide su quel motorino che si stava fermando vicino. Lei era certa di questa cosa, per lo sguardo di questo personaggio, insomma. Lei era convintissima. Diciamo che sinceramente, se ti devo dire la verità, ci sono anche altre testimonianze, che vedono Pacciani con un motorino in quelle zone. Quindi, io credo che tua madre sia una persona molto, molto, molto attendibile, perché. Allora, ti ripeto, la mia mamma purtroppo è mancata, non era anziana, perché non era anziana, ma è stata lucida fino all'ultimo giorno. Quindi non era una persona suggestionabile, impressionabile, anzi era molto, molto. La mia mamma lavorava, diciamo, con i matti, faceva l'infermiera psichiatrica, quindi insomma. Non era una fuori di testa, ecco questo voglio dire, non era l'85enne. Una che lavora così deve essere per forza una persona Molto molto attenta. attenta e molto quindi. Niente, questo è stato. Noi decidemmo di non fargli rilasciare nessuna testimonianza per le sue condizioni di salute. Di salute, ecco. Perché mi dicevi, insomma, che tua madre aveva dei problemi di salute, insomma. Sì, lei aveva problemi di cuore, quindi le bastava niente per andare in attacco di angina, insomma, non era il caso di. Lo accennai Però anche tu mi dicevi, a una persona ecco. che lavorava all'epoca in questura qui a Firenze e mi disse che sarebbe stato importante per loro avere questa testimonianza. Noi sinceramente c'eravamo dentro a questa situazione all'epoca, di motorini non ne avevamo mai sentito parlare. Probabilmente loro che ci stavano dietro sì, quindi sarebbe servito, però ripeto, proprio per un fatto di rispetto nei confronti della mamma, non decidemmo tutto, insomma, che non era il caso. Vabbè, cara Claudia, io credo che non si possa fare altro che condividere, insomma, sta cosa qui, perché se la signora poi aveva queste situazioni, insomma, io credo che no, avete fatto bene, insomma, a fare così. Voi avete avvertito, logicamente, tu che sei la figlia, insomma, hai avvertito una persona che, Sì, in insomma, modo lavorava, informale, informata, insomma, così. sì. Ma poi io credo, insomma, che c'erano pure molte altre dichiarazioni che hanno visto Pacciani, insomma, su quella No, io zona, quindi. questo non lo so, Sì. non sono mai studiato sulle testimonianze, sul processo, più di tanto, anche perché devo dire, dico la verità, essendo quasi coetanea delle vittime. Ancora, anche ora sento, mi entra il freddo dentro, come dire, quando sento parlare di questa cosa. Cioè, la Claudia, cosa è comunque sì. ci ha lasciato turbati, ecco. Claudia, io ne approfitto perché noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, insomma, visto che tu all'epoca avevi, all'epoca dei delitti, insomma, avevi una ventina d'anni, insomma, Una mi dicevi ventina così, d'anni, sì. raccontaci un po', soprattutto a noi, insomma, a me che io sono so dell'82, quindi. Cosa si viveva? Cioè, voi giovani, cosa vivevate in quel periodo? Cioè, cosa provavate in quel periodo? Avevate paura, angoscia? Raccontaci un Angoscia, po'. tanta, tanta, tanta angoscia perché eravamo soliti frequentare all'epoca chiaramente il mondo era diverso. Noi abbiamo avuto anche come gruppo di ragazzi che si usciva insieme la casa in campagna, all'epoca si trovavano in affitto.
E sinceramente passare da quelle strade ci metteva sempre comunque un po' d'angoscia finché non eri chiuso in casa. Chiaramente per le campagne non ci andavamo più la sera in macchina, niente. E Firenze era diventato un po' i genitori più progressisti, magari uscivano e ti lasciavano la casa. Quelli che non lo facevano e i ragazzi erano comunque costretti a organizzarsi in modo diverso. C'era un posto famoso, ma questo insomma è già venuto fuori nel corso degli anni, che era una strada un po' isolata sopra il piazzale Michelangelo, Michelangelo. dove c'erano tutte le macchine tappezzate o fogli di giornali, ma tutte attaccate una all'altra, che era comunque un posto pieno di guardoni. Però l'angoscia c'era, sospettavi anche del vicino di casa, anche dei parenti, guarda, Immagino. in alcuni momenti, perché è stata veramente una situazione, poi insomma, 81-82 a raffica, è stata una cosa terribile, terribile. E io abito, perché ci abito tuttora, nel quartiere della Cambi. Della Susanna Gambi. Della Susanna Campi. Però all'epoca qui era pieno di maniaci per strada, con le macchine, quando eravamo bambine, si fermavano. Insomma, è stato veramente un periodo molto impattante, diciamo. Va bene, Claudia, io ti ringrazio per questa chiacchierata che ci siamo fatti, perché Di niente. era giusto, insomma, che mettere all'attenzione di tutti anche questa situazione che poi era successa a tua madre. No. Quindi ti ringrazio, insomma, perché No, questo ringrazio voi che ci studiate sempre tanto. ti ringrazio perché, insomma, è una situazione importante. Tu sai benissimo che io ho raccolto poco tempo fa anche le dichiarazioni di Felli di Gabriele Felli per quanto riguarda il delitto di Calenzano, e mi fa piacere, insomma, che la gente, che le persone che hanno visto o fatto qualcosa, insomma, hanno saputo qualcosa, mi chiamano per raccontarmi, insomma, queste vicende che sono successe o a loro, insomma, ai loro familiari. Io ti ringrazio di nuovo, No, grazie a te, grazie a te. Claudia, e ti saluto. Buona Una buona serata. serata. Ciao, grazie.